Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come settare nella Taranis il Betaflight Lua Script. Grazie a questo script potremo cambiare i PID del nostro quad direttamente dalla Taranis, senza bisogno di un computer. Per poter eseguire il Lua Script è necessario che la nostra Taranis abbia il firmware OpenTX aggiornato alla versione 2.2 ed un ricevitore compatibile con la telemetria SmartPort, come l'X4R o l'XSR. Per cominciare, scarichiamo i file necessari. Cerchiamo su Google Betaflight Lua Script e apriamo la pagina di GitHub. Vi lascio il link in descrizione. Arrivati alla sezione Download, dobbiamo scegliere il file corrispondente alla nostra radio. Il primo è per l'FR Sky Horus, il secondo è per la Taranis QX7 e il terzo è per la Taranis X9D. Io ho una Taranis QX7, quindi scaricherò il secondo file. Una volta scaricato il file, lo estraiamo e cancelliamo l'archivio zip perché non ci serve più. Ora accendiamo la Taranis in boot mode per copiare i file che abbiamo scaricato all'interno della micro SD. Premiamo questi due trim verso l'interno e accendiamo. Quindi colleghiamo il cavetto USB. Adesso apriamo la cartella appena estratta e copiamo il suo contenuto nella micro SD della Taranis. Ora configuriamo la Taranis, clicchiamo in menu e andiamo a pagina 12. Qui clicchiamo Enter e scegliamo Script. Adesso in questi trattini dobbiamo dire alla radio quale script usare. Siccome abbiamo solo il Betaflight Lua Script, selezioniamo BF. Adesso usciamo premendo Exit e per riavviare lo script teniamo premuto il tasto Page. Come vedete, in questa schermata abbiamo i PID del nostro quad pronti per essere modificati. Se ad esempio voglio aumentare il valore D, mi posiziono sopra e premo Enter. Ecco, alla rotella imposto il valore che preferisco. E confermo di nuovo con Enter. Per salvare la configurazione bisogna tenere premuto Menu e scegliere Save Page, oppure Reload per scartare. Quindi Enter. Oltre ai PID possiamo cambiare i RAIDs, dando un tocco veloce al tasto Menu. Il procedimento per impostare i valori è sempre lo stesso. Infine, se abbiamo una VTX compatibile con lo Smart Audio come la TBS Unify Pro, possiamo regolare la banda, il canale, la potenza, eccetera. Per uscire dallo script basterà tenere premuto il tasto Exit. Questo era il mio tutorial su come impostare il Betaflight Lua Script sulla Taranis. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace.